Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta sul mio canale Opinioni di Luzio. Oggi voglio argomentare un tema molto scottante, dove si contano, diciamo, centinaia di persone che si suicidano ogni anno e sono in crescita. E si tratta dei genitori, soprattutto delle figure maschili, che nel rapporto di coppia poi va a cadere una tegola e si separano, e quindi poi con anche dei figli nell'unione queste persone si tendono a mortificare, abbandonarsi a se stessi, preferendo la morte alla vita. E quindi vi voglio porre delle riflessioni e delle spiegazioni sul perché oggi come oggi le coppie di fatto o il matrimonio, le convivenze non durano una vita eterna come nei nostri genitori. Naturalmente la mia spiegazione che mi do è quella, diciamo, che parte dal fatto sulla scelta del partner, la motivazione che ci spinge a unirsi l'uno all'altro, e questa decisione per me è da ritrovare, come dice anche il nostro Lang, è dal fatto che lo scegliamo in base a dei concetti o delle idee che sono scisse da noi stessi, da noi come persona, ma partono da forzature genitoriali, dalla posizione economica, dalla posizione sociale, oppure diciamo addirittura da canoni estetici, o infine quello che fa anche più danni della grandine, per una fede in qualsiasi cosa, verso un dio, verso uno stile di vita. Questo è quello che può essere gli hippie, i figli di fiori. Tutte queste cose, come ve le ho elencate, capite già da voi stessi che non partono dalla nostra persona, dal nostro io, dal nostro come si è fatti, ok? Ma partono da cose esterne da noi, scisse da noi stessi. Quindi queste persone, queste situazioni, scusatemi, sono naturalmente cose che prima o poi possono decadere, possono non esserci più, perché queste cose possono dare un appagamento che comunque sia non è da nozze d'argento, da nozze d'oro come per i nostri genitori. E capite che quindi poi se ci aggiungiamo il fare anche dei figli in maniera molto veloce nell'unione con il nostro partner scelto, facciamo ancora più danni, perché poi, come vi ho appena accennato all'inizio, vedete quelli che sono i frutti della situazione. Allora cosa vi dico io? Cercate, se volete, un partner come per l'uomo è naturale che sia così, scegliersi un partner per tutta la vita, cercate di spingervi sempre meno da una spinta razionale e sempre più legata alla vostra parte emotiva. È molto più difficile farlo, perché legarsi a una persona con la propria parte emotiva, con il proprio essere, non con verbalizzando il proprio avere, con quello che si ha e quello che si può avere attraverso l'altra persona, logicamente è più semplice, perché quello che si è spinge il fatto di mettersi in gioco, di mettersi a nudo con se stessi all'altro, e quindi mostrare le proprie fragilità, le proprie paure e le proprie, diciamo, incomprensioni, le proprie frustrazioni. E sono cose che magari sono molto delicate a farle, perché magari occorre avere una massima fiducia sull'altro. Però voglio dire, ragazzi, non deve essere una scelta frettolosa. Il cosiddetto colpo di fulmine lasciamolo credere a quelli che vanno su Amici o quelli che vanno sul gioco delle coppie lì di Maria De Filippi, che non mi viene manco il titolo perché lo trovo ovviamente una trasmissione ridicola. E allora cercate di fare questo, costruendo nei mesi il rapporto con la persona che voi scegliete e visionando se la persona è un materialista, se una persona vi guarda solo le tette e il culo, se una persona è spinta da voi solo perché gli date notorietà o perché il genitore vede in voi la figura che può essere la mamma di casa, oppure voi siete un buon marito per i figli. No, questo non basta, come vi ho accennato per le motivazioni di prima. Cercate di appagare quello che è la vostra essenza, quello che vi parla il vostro cuore. Quella è la voce della verità, è la voce che fa durare le cose. E vi spiego, no, ma i nostri genitori, comunque i matrimoni sono durati 50 anni, non è così. Come era strutturata la società una volta, che noi genitori erano costruiti su una società contadina, una società patriarcale, dove la forzatura genitoriale rispetto ai tempi nostri era molto più rimarcata, era fatta di botte, di violenze psicologiche. E dove hanno poi sfociato il malessere? Non nella disunione della coppia, ma soprattutto nelle frustrazioni
che di riflesso noi lanciavamo i nostri figli, lasciandoli sempre di più quindi in balia di se stessi, perché naturalmente attraverso le botte, attraverso le critiche, attraverso gli attacchi, attraverso il dire questo non devi farlo, questo non lo puoi fare, devi far questo, devi far quello, non va bene questo, non va bene quello, la persona poi si sentiva sballottata, si sentiva disorientata su quello che era il suo da farsi, e poi quella persona naturalmente andava a finire in qualche CERT o in qualche DSM a curarsi per delle patologie che poi si manifestava, oppure ancora peggio a vagabondare, a fuggire di casa e alloggiarsi in case di riposo, in case di tipo Caritas o strutture di accoglienza, oppure peggio che peggio a dormire in un cartone davanti a una stazione, sotto un portico, sotto una buca, e perdersi nell'alcolismo, nelle sostanze, perdersi magari in patologie psichiatriche come la schizofrenia, il borderline, disturbi bipolari, depressione cronica, situazioni di paranoicismo e tante altre cose. Allora ragazzi, vi dico e vi chiedo soprattutto, fate bene la vostra scelta e argomentate questo discorso a 360 gradi per dire anche la vostra opinione e avere una visione più completa su quello che magari è la mia lettura, che naturalmente non penso che sia l'unica che si può fare. Allora ragazzi, vi saluto, oggi siamo di nuovo a Cesano, è una cittadina un po' più allargata, la trovate su Google Map che città vi trovo, e sono le 18:50 del 21 settembre. Salve.